It made me feel so nice. It made me feel so nice. So nice. Think I'm floating, think I'm floating. Lost in your eyes. Make me fly the way you are. Fly the way you touch me. Think I'm floating, think I'm floating. It made me feel so nice. Buongiorno. Notte passata molto bene. Molto bene. Anche Isotta è stata tranquilla. Adesso faccio una buona colazione e poi sistemo un po' qua. Apro un po' la tenda, sistemo un po' e poi vi porterò a fare quel lavoro che vi dicevo. E basta. Adesso bevo il caffè e poi piano piano partiamo, dai. Ho dormito bene, ho dormito veramente bene. Poi svegliarsi qui è una cosa stupenda, stupenda veramente. E basta, dai, ci vediamo dopo. Come vi ho detto, oggi devo occuparmi di una cosa, cioè togliere un telone da una struttura che viene affittata di scout, perché purtroppo nei giorni scorsi ha piovuto e si è riempito d'acqua, si è sfondato, è successo un po' un casino. Quindi oggi andrò a levare questo telo, lo piegherò e poi verranno a ritirarlo. Ho unito un po' l'utile al dilettevole in questi giorni. E niente, speriamo di riuscirci da solo perché è molto grande e... boh, ci provo. E quindi vi porterò con me e vi farò vedere. E così vedrete anche la struttura che ho costruito l'anno scorso. E niente, a dopo. Basta, lavoro eseguito, come vedete, tolti, messi a stendere, sono ancora i lupetti giù. E niente, nel pomeriggio con Luca li pieghiamo, adesso lascio che si asciughino un po', torno al campo, inizio a settarmi per mezzogiorno, farò qualcosa da mangiare, poi magari nel pomeriggio facciamo una passeggiata insieme. Questa è la struttura che vi avevo mostrato in un altro video. E basta, ci vediamo dopo. Walking down, feeling the pain. Life got a well vicious game. Walking down, feeling the pain. Without thinking about every time I'm hearing your name, it makes me scream inside. Life got a well vicious game, and there's no turning back. I'll take a moment of pain, breathing in and out.
Allora andiamo a fare questa prova di coraggio. Bagno nel fiume. E allora, siccome ho dimenticato il costume, anzi non gli ho proprio dato importanza al costume, però i miei pantaloni sono anche da lavare e farò il bagno con i pantaloni, e così lavo anche i pantaloni se riuscirò a fare il bagno, perché l'acqua è congelata. Faremo questa prova, dai, vediamo cosa succede. Via al sole, ci affidiamo, fantastico, non si può andare via da qua, c'è tutto, acqua, legna, cibo, abbiamo tutto, top. Prova superata, è freddissima quell'acqua lì. Comunque penso che mi farò mandare su il costume, e perché voglio provare a starci un po' in quell'acqua lì. Comunque sì, prova superata, è freddissima, però è fattibile, molto fattibile. Questo posto qua è una figata. E basta, alla fine ci sono riuscito. Ma appunto un tafano qua, e niente, dai, mi riposo un po', qua c'è una pace incredibile, quindi adesso mi riposo un po', poi boh, farò un po' di legna, vediamo, è tutto un po' così qua. Allora, lì dove ho allestito il campo mi annoiavo un po', e ero andato a farmi un giro che mi ero fatto portare delle cose, e allora ho detto, sai che c'è,
facciamo una passeggiata. Ho preso la strada che porta al monastero, che poi va a Monte Marrone, dove già ho fatto un video, se volete andarlo a vedere. E niente, mi faccio questa passeggiata con Isotta, la faccio così in estiva, e l'ho sempre fatta in invernale questa strada. Faccio due passi così in tranquillità, poi stasera rientro e faccio da mangiare. Vi faccio vedere un po' com'è in versione estiva questa strada. Non so fino a quanto andrò su, ma giusto per fare una passeggiata. E basta, mi sto rilassando molto in questi giorni. Stare fermo a non far niente, ci avevo perso l'abitudine. Mi sto rilassando, sto bene, sono tranquillo. E basta, dai, in cammino e vi faccio vedere un po' com'è questo spettacolo. Boom. Sento un temporale in lontananza, sta tirando parecchio vento rispetto a dove ero, quindi non so se sia consigliabile proseguire. Isotta non ha voglia di tornare indietro, ha la faccia di una che vuole proseguire. Dobbiamo andare, viene a piovere. Isotta, lo so che tu vuoi andare, non si può andare su. No, preferisco tornare indietro, perché non sia mai che piove, non ho niente appresso, quindi preferisco tornare. Ho fatto una passeggiatina, è bellissimo. Comunque ho intenzione di, adesso finché è caldo, tornare a Monte Marrone e stavolta farcela. E ho fatto il video dove avevo rinunciato quest'inverno per troppa neve, e ho intenzione adesso prossimamente di rifare questa via qua e andare a Monte Marrone. Ci sono molte vie che portano a Monte Marrone, ma io voglio fare questa, e quindi adesso con la bella stagione ci riprovo, magari a settembre che è meno caldo. Addirittura qua fa caldo anche qua, quindi a settembre che è meno caldo ci riproviamo e ci riusciremo. E niente, adesso mi avvio verso il campo, poi mi sto rilassando e godendo le giornate proprio alla spensieratezza proprio. E basta, tutto qua, e ci vediamo più avanti. We'll be right back.
Qua non si preannuncia nulla di buono, quindi adesso inizio a preparare le cose da mettere via e mettiamo la roba in tenda, quello che, tutto ciò che non si deve bagnare. Speriamo che questa mia struttura regga e niente, poi aspettiamo che finisca. Ci faremo questo temporale in tenda. È tutto molto romantico. E vabbè, io speravo sarà di grigliare, si bagnerà tutta la legna, quindi fornelletto e risottino liofilizzato. Dai, metto via tutta la roba prima che arriva il finimondo. A dopo. E niente, alla fine è arrivata l'acqua. E questa tenda non la usavo da parecchi anni e vedo che viene pochissimo l'acqua, quindi finché regge regge, quando non reggerà più non regge. E niente, non resta che aspettare e pregare che la tenda regga. Qua tuona lampa, Isotta dorme, lei sicuramente ha meno problemi di me. E basta, tutto qua. Niente, vediamo se sta tenda regge e poi che Dio ce la mandi buona e domani asciugherà. Semplice. Basta. Vi mostrerò cosa è successo fuori dopo questo tempaccio. Quindi, la mia fortuna è che ho una pianta sopra di me che spacca un po' il muro d'acqua, quindi da una parte un po' mi salvo. Niente, a dopo. La tenda ha retto, io mi sono addormentato e ho dormito anche da Dio. Adesso mi faccio un caffè, cerco di svegliarmi e voglio andare a vedere il Rio Chiaro qui quanto si è ingrossato con questa pioggia. Isotta ha dormito tutto il tempo e basta. Mamma che dormita, oh, la tenda ha retto, non avrei detto. Bene, dai, caffettino adesso. We'll be right back.